Aggiornamento del piano d'ambito e statuto dell'azienda speciale consortile. Sono questi i due adempimenti che l'ATI di Agrigento non è riuscita a portare a compimento. Il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, non ha esitato a parlare di fallimento della politica, annunciando poi le dimissioni da componente del direttivo dell'Assemblea territoriale. Significa intanto, a mio modo di vedere, una sconfitta della politica. Abbiamo votato a fine settembre la società consortile ed è stato un momento di grande emozione, di grande partecipazione, di grande lavoro svolto sia da parte dei sindaci, sia da parte quindi dell'ATI idrico che delle associazioni che in questo senso avevano lavorato nei mesi precedenti. Dopodiché da ottobre a febbraio è stato un rincorrere i comuni per votare lo statuto, si è lavorato allo statuto, si è organizzato lo statuto, quindi il tempo ci è voluto, dopodiché si è cominciato a parlare di approvazione dello statuto nei vari consigli comunali e qui molti consigli hanno deliberato, tantissimi altri non lo hanno fatto e siccome non possiamo rischiare di perdere e far perdere alla Regione i finanziamenti, perché il 31 dicembre è dietro l'angolo, abbiamo sentito la necessità di parlarne con il Presidente della Regione, con l'Assessore al Ramo Piero Bon e con il Direttore Generale, il nuovo Direttore Generale, l'Ingegnere Foti. Siamo stati dal Presidente giovedì scorso e abbiamo colto l'inevitabile, perché il Presidente già a febbraio aveva mandato una nota alla Regione in cui ci chiedeva, aveva mandato un commissario che poi si era dimesso e ora è stato tassativo e senza appello, possiamo dire, insomma, ecco. Quindi la conferenza stampa ieri serviva proprio per dire alla comunità agrigentina tutta, intanto quali sono i comuni che ancora non hanno votato lo statuto. Ora forse il commissario lo farà motu proprio, così, perché penso che questa sarà la soluzione. 15 comuni che ancora non hanno votato lo statuto e a mio modo di vedere è un fatto molto grave. Altrettanto grave è i comuni che hanno, gli 8 comuni che possono mantenere attraverso l'articolo 147 le reti e quindi gestire in proprio il servizio, avevano delle prescrizioni e anche queste prescrizioni non sono state ottemperate, quindi c'è anche questo aspetto. Allora, davanti a tutto ciò io ho rimesso proprio il mandato, devo soltanto formalizzare le dimissioni. Responsabilità precise, quelle che hanno portato al commissariamento da parte della Regione. La cosa che veramente dà il senso della sconfitta è che la politica non riesca a risolvere quelle questioni annose che da anni attanagliano questa nostra provincia quando si parla di acqua e quando si parla di servizio idrico integrato. Senta, tra i comuni che non hanno approvato lo statuto c'è Agrigento, ma c'è soprattutto Sciacca. Lei ha stigmatizzato questo in più circostanze? Sì, io ho voluto elencare i 15 comuni perché un conto è parlare e un conto è dare i nomi. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico. 15 comuni che non votano lo statuto, i consigli comunali, è una cosa a mio modo di vedere molto grave. Tra questi ci sono due città grossissime, perché Sciacca e Agrigento sono due città di notevole portata, insomma, ecco. Quindi davanti a tutto questo ognuno si assumerà la propria responsabilità davanti non solo ai propri cittadini, ma anche ai cittadini di altri comuni, perché il non adempimento di 15 comuni si tira dietro l'adempimento di 20 che lo hanno fatto.